Oh, che casualità trovarvi proprio nel mio armadio. Oggi vi voglio raccontare una storia. Però direi che è d'obbligo cercare di rimettersi in forma. Ho ovviamente messo le lenti a contatto, non ho intenzione di andarmi a schiantare senza vedere nulla. Queste salvano la vita quando si corre. Direi che possiamo andare a morire. Succede. Finito. Quando il giorno dopo vai per montare il video, tutto perfetto, tutto tranquillo, e ti rendi conto che nella parte principale, quella da 2 minuti in cui c'è il fulcro di tutto, non c'è, cioè alla gente normale crasha l'audio, c'ho il video ma non c'ho l'audio, lo doppio, a me l'audio si sente più o meno bene e non c'è il video. Cioè io posso registrare un video, ho registrato un messaggio vocale di 2 minuti. Comunque la storia in questione è questa. Marzo 2020, scoppia la pandemia globale che abbiamo imparato tutti a conoscere in questi mesi. Io dal posto in cui studio, tra parentesi, Torino, fuggo Penella, articolo introduttivo. via in Calabria, dove ho vissuto per i primi 18 anni della mia vita e quindi ho tutti bene o male i miei amici. Durante la quarantena, quindi, ho avuto molto tempo per dedicarmi principalmente a una delle mie più grandi passioni, ovvero videogiocare. E l'ho fatto con i miei amici, cosa che non avevo mai fatto prima, perché comunque era un rapporto basato su altre cose, non sui videogiochi, pur essendo tutti più o meno appassionati di videogiochi vari, insomma. Ma non c'era mai stato un vero punto di incontro. Abbiamo giocato praticamente per tutta la quarantena e continuiamo a farlo anche adesso a Fortnite, che voi direte, oddio, ma è un gioco per bambini, è un gioco per gente stupida. Può essere, intanto noi ci siamo divertiti e probabilmente è stato anche per questo che comunque tutto quello che poteva essere successo in questi anni, tutto, insomma, sapete, bene o male, quando si va a studiare fuori è, non dico impossibile, ma abbastanza difficile mantenere un rapporto e, insomma, coltivarlo, perché c'è la distanza, c'è il tempo che ovviamente è impegnato sempre da impegni universitari, c'è il fatto che gli impegni universitari impediscono, appunto, essendo impegni, alle persone di potersi ritrovare. Poi, insomma, se uno è sparso per l'Italia è tutto molto più difficile, ma un semplice videogioco che teoricamente, per come vorrebbe essere il mondo, non dovrebbe essere giocato da gente di 20 anni e giù di lì, è riuscito comunque a fare una roba assurda, secondo me, ma fantastica. Quindi, tra parentesi, se qualcuno è interessato a vedere le partite, io le registro, le posso caricare su un canale apposito. Let me know. Però direi che è arrivato il momento di tornare a casa, anche perché sta facendo buio. Vi starete chiedendo, ma quindi qual è la morale di tutto ciò, di questa storia? Perché l'hai raccontata? Beh, molto semplice. Non esistono cose giuste, cose sbagliate, cose da bambini o cose da grandi, cose da uomini o da donne. Esiste semplicemente quello che a noi in questo momento può fare bene. E quindi, perché privarsene?